Buon riascoltarci a tutti quanti. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sul elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Il numero di telefono è uguale. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, oggi cominciamo con qualche minuto di ritardo perché sono stato in un posto dove sono stato a registrare una piccola trasmissione, una piccola intervista, diciamo così, televisiva fatta su una TV privata. E niente, se volete vederla andrà in onda il giorno martedì alle ore 19:20 sulla TV Telealto Veneto. Per cui se qualcuno martedì si sintonizza su Telealto Veneto, dopo il giornale radio alle 19:20 può vedermi e sentire le cose che sta sentendo per radio. Ecco, tutto lì, insomma. Abbiamo fatto questa piccola registrazione, non c'è assolutamente niente di particolare, adesso si dicono le cose che avete sempre sentito per radio. In questa trasmissione, come ricordate, io ho cominciato a leggere Il Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro, che è l'immagine delle religioni romane. Quando è stato scritto questo libro? Questo libro è stato scritto quando mi sono accorto che le linee di tensione che ci circondano sono in realtà vive, sono molto forti e sono molto vitali. Hanno una loro coscienza, una loro consapevolezza, una loro volontà, loro determinazioni. E pertanto si dirigono e si muovono anche su loro indicazione, cioè anche su loro scelta. A quel punto non mi restava altro che riconoscere le tensioni che ci circondano esattamente uguali a me. Allora, a quel punto cosa ho fatto? Ho preso tutte le immagini che sono riuscito a ritrovare della religione romana, ho alterato la percezione, sono andato a cercare il significato che superi l'immagine che ci è stata mandata. E da qui è nato il Sentiero d'Oro. E stasera comincerò a leggervi di Vacuna, è una divinità non molto conosciuta. Vi leggerò anche Iove, Venere e Vertunno. E là mi fermerò, perché stasera è una trasmissione abbastanza breve. Dopodiché, eventualmente prenderò le telefonate. Vacuna è un esempio di soggettivazione dell'oggettività proprio di un popolo. Ogni popolo, qualunque popolo, ha dei veggenti che, alterando la percezione dei sensi, entrano in relazione con le numenie del circostante. Tali forme bloccano l'attenzione del veggente, o il veggente su tale forma blocca la sua attenzione. Ed essendo la relazione così formata, funzionale al popolo o alle genti di cui il veggente è espressione, questa forma diviene comune all'intero popolo e primo gradino da raggiungere a chi, in tale popolo, altera la percezione sviluppando e dilatando la propria coscienza. Tale forma prende un nome, non importa se è Silvano o Spirito del Bosco. Lo Spirito del Bosco resta come soggettività in sé. I nomi e gli aspetti sono elementi soggettivi del veggente e di quei popoli. Vacuna è una coscienza con la quale i Sabini erano in relazione. Il fatto che gli scolastici l'assimilino a Minerva, a Diana, Minerva o Vittoria dimostra che costei in realtà era essenza dell'esistente, capace di canalizzare le tensioni dell'espansione di un popolo dalla cui relazione prendeva e donava forza. Pertanto Vacuna non è né Diana, né Minerva, né Vittoria, è Vacuna, spirito del popolo sabino in relazione col circostante, coi loro boschi, coi loro animali, coi loro pascoli e aggiungiamo con le loro passioni. È importante conoscere questo, perché altrimenti non ci si rende conto cosa sia un essere religioso pagano. E parliamo di Iove, ciò che non c'è e poi appare, ciò che si presume e poi si manifesta, ciò che è occulto e poi trovato. Come si forgia ciò che appare? Al pensato della ragione è chiuso e vietato giungere a ciò che ai sensi non è manifesto. Scusate un attimo, non è manifesto in quel modo, ma l'essere umano non ha soltanto i sensi limitati del pensato della ragione, ha un corpo di energia che quando è vitale si proietta nei quattro canti del mondo. Allora il pensato della ragione tace, i suoi desideri si smussano
ed egli diventa cosciente del movimento di forza in mutamento. Quel mutare sconosciuto al pensato della ragione viene percepito dal suo corpo di energia. Quando l'essere umano sposta la percezione in quei mutamenti, diventandone parte, trova Vaiove. Vaiove è l'oggettività in mutamento perenne, all'interno della quale il soggetto agisce. Vaiove è il mutamento della posizione del sole nel cielo, che abbracciando tutti gli esseri permette a costoro l'azione attraverso la quale espandere se stessi. Vaiove è l'oggettività precisa, senza pentimento né passioni, ma precisa nel suo fare e di imparziale. Vaiove è l'oggettività dell'oscuro, in quanto non è chiaro agli occhi della ragione, ma pur sempre oggettività all'interno della quale l'essere umano espande se stesso. Vaiove è l'oscuro mentre cresce nascosto, come gli insetti della palude, come il fuoco che ribolle nei vulcani. Vaiove è la primavera che programma se stessa, mentre il gelo dell'inverno ricopre la terra. A Vaiove si deve rispetto e da Vaiove si pretenda rispetto. Vaiove non si può adorare, ma gli si può cedere energia ogni qualvolta si intraprendono azioni atte a fondare un futuro, come dilatazione di se stessi nell'esistente. Da Vaiove si può attingere energia ogni qualvolta si progetta il futuro, finalizzando l'espansione di se stessi. Ricordiamoci sempre che il paganesimo non è una verità, non esiste una verità nel paganesimo, non esiste una verità in stregoneria. Esistono dei percorsi di libertà, che sono percorsi di libertà soggettiva, attraverso i quali noi espandiamo noi stessi, cioè le persone espandono loro stesse, e espandendo loro stesse le persone incontrano gradi diversi di verità. Pertanto, non esistendo una verità, esistono solo delle immagini che appartengono al mio sviluppo di libertà. E quelle immagini possono essere riprodotte soltanto se sono consone alla società in cui vivo, cioè se i concetti sono logici, soltanto se possono essere trasformati in vivere sociale, in essere elemento sociale. Se questo non è possibile, la mia diventa solo follia, non è più libertà, ma diventa essere prigioniero di immagini illusorie, di follie. È come pensare al Dio dei cattolici. Il Dio dei cattolici è un'illusione, è una follia. Non è un percorso di libertà dove un individuo incontra qualcosa, è l'imposizione alla quale un individuo si sottomette. Allora i cattolici dimostrino l'esistenza del loro Dio, visto che loro hanno una libertà. Ma visto che io ho solo un percorso di libertà, non devo dimostrare assolutamente niente, perché la libertà può essere trasferita con gli altri individui, per gli altri individui, solo nella misura in cui diventa patrimonio delle persone, diventa cosa a cui le persone possono attingere. E passiamo a Venere. E l'immagine di Venere è un'immagine estremamente complessa. E quella che vi sto leggendo fu il primo flashback che ebbi. E dopodiché fu approfondito e Venere diventa la più grande divinità del Pantheon romano per quel che riguarda me, per quel che riguarda me, ripeto, per quello che riguarda me. Qual è il significato reale del termine Venere? Io agisco nei confronti di una pianta di melo, gli tolgo i parassiti, zappo attorno alla sua base per togliere le piante infestanti o comunque non gradite, metto del concime, poto la pianta, eccetera. Queste azioni sono il mio ammiccamento nei confronti della pianta al fine di ottenere prodotti migliori. Questo fare è il mio venerare la pianta. La pianta percepisce il mio stato d'animo espresso attraverso le mie azioni e nei limiti del possibile e della sua convenienza cerca di soddisfare la mia richiesta. Soddisfando la mia richiesta, essa venera me, rinnova il patto stabilito fra me e la pianta, inducendomi a perseverare nelle mie azioni. Questo fare per tutte le coscienze esistenti, percepite o meno. Il fare degli esseri è il loro venerare attraverso il quale sollecitare venerazione. Venere è il potere, cosciente di sé, sprigionato dalla relazione di mutuo vantaggio innestata fra due o più esseri. Venere è la relazione simbiotica di tutte le parti dell'universo in funzione dello sviluppo del proprio divenire. Venere è lo splendore del divenire. Il suo contrario è la sottomissione e il servilismo, il sottomettere e l'asservimento. Mettere in ginocchio esseri umani davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra non è venerare, ma soltanto asservimento. Il venerare è antico, come è antico il fare umano limitato dal pensato della ragione.
Venere sorge bellissima, in quanto bellissimo è il fare dei viventi della natura, quando entrano in relazione con l'esistente, finalizzando la relazione all'aumento del proprio potere di essere. Orribile è il fare degli esseri umani, quando assoggettano altri esseri della propria specie al fine di soddisfare i propri bisogni, rubando il lavoro dalle loro mani. Il fare umano è fondazione continua del divenire, perciò implica sempre la speranza nei risultati e nell'effetto di un ritorno a quel fare. Il potere di Venere è il potere degli esseri, la cui azione è finalizzata ad espandere se stessi attraverso la venerazione del circostante. La debolezza di Venere deriva dal fare umano, mentre soggetta altri esseri per sottrarre loro il potere di essere. Poteva ben dire Tito Livio che il popolo romano era il più religioso del mondo, in quanto non era soggettato a nessun essere ed era in relazione attraverso Venere con tutti gli esseri del circostante. Ci penseranno gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra a privare quel popolo della sua religiosità sottomettendolo. Vertunno è il mutamento, non il divenire, ma il cambiare. La percezione dell'oggetto determina il giudizio sull'oggetto. La modifica della percezione determina la modifica del giudizio sull'oggetto. Il mutamento nella percezione dell'oggetto è mutamento del soggetto. Questo fare, costui, è vertunno. Vertunno è la percezione del mondo nei singoli aspetti e nelle singole relazioni. Vertunno è l'oggetto che si pone davanti al mondo, diventando di volta in volta ciò che il mondo si compiace che sia. Ma l'oggetto non è privo di volontà o di scelta, pertanto non si limita ad essere giudicato attraverso la percezione del mondo, ma a questa impone la propria. Vertunno è la numenia dell'oggetto, capace di scegliere se mostrare questa o quella faccia ad una stante incapace, per i propri condizionamenti educazionali, di percepire la numenia di sé come oggetto. Vertunno è uno stregone, mentre agisce nel sistema sociale degli esseri umani spingendoli a prendere nelle proprie mani il proprio destino. Vertunno è l'amante, mentre cura il proprio aspetto al fine di attrarre il proprio amore. Vertunno è l'azione di adattamento soggettivo alle variabili oggettive di un guerriero delle contraddizioni. È colui che afferra l'attenzione dell'interlocutore per fissarla sull'aspetto ad egli più conveniente. Vertunno è l'essere umano che vive una vita lungo il sentiero dello sviluppo del proprio potere di essere, all'interno del sistema sociale dominato dai dettami del potere di avere. Vertunno è colui che vede l'elefante per intero, quando gli esseri umani che lo circondano riescono a malapena a distinguere particolari, senza essere in grado di concepire l'insieme della forma, ma pretendendo di sputare giudizi. Proprio per il fatto che Vertunno è in grado di cogliere l'aspetto numenico, può apparire qualsiasi cosa ogni persona si aspetta che sia. Da quale energia è formata Vertunno? Da quella degli esseri umani che usano mascherarsi per non apparire troppo superiori a coloro che li circondano. Il potere di avere impone agli esseri umani di strutturare il sistema sociale in una gerarchia in cui i vari gradini sono determinati da elementi di cui egli ha il controllo: denaro, titoli nobiliari, gerarchia religiosa, esercito, galera, eccetera. Ma per la massa degli esseri umani del sistema sociale, il sapere e la conoscenza costituiscono l'elemento di distinzione, in quanto il loro metro di misura è diverso da quello del comando sociale al quale sono sottomessi. Il sapere e la conoscenza, per opera di Vertunno, vengono visti dal comando sociale come un pericolo. Per questo, chi si relaziona con Vertunno si maschera, aiutando il sistema sociale a limitare per quanto è possibile l'azione del comando sociale. Questo fare è l'energia che forma Vertunno. Da Vertunno questi esseri traggono energia per coltivare il proprio fare. E per questa sera io ho finito la lettura del Sentiero d'Oro. Perché? Perché mi sono accorto che mettere troppe immagini da discutere e diventa pesante ed eccessivo. Bene, vediamo un attimino a quello che è il concetto fondamentale del paganesimo rispetto a qualunque altra religione rivelata ci sia. Il paganesimo e la stregoneria sono dei percorsi attraverso i quali gli esseri umani si liberano. Si liberano da cosa? Da qualsiasi costrizione, ma essenzialmente, parlando dal punto di vista religioso, dalla costrizione della percezione.
Cioè, il condizionamento educazionale che noi subiamo fin da bambini ci impone di percepire il mondo soltanto come forma e come descrizione. Questo è l'elemento. Quando si va fuori dalla descrizione, vengono imposti dei fantasmi. Questi fantasmi vengono usati dalle religioni rivelate per costringere gli individui a sottomettersi alla descrizione, che vuol dire sottomettersi in ginocchio. E le persone non hanno il diritto di uscire dalla descrizione. Quando Galilei cerca di uscire dalla descrizione, Giordano Bruno cerca di uscire dalla descrizione, milioni e milioni di individui tentano di uscire dalla descrizione, vengono bruciati. Perché questo? Perché non è ammissibile per i fantasmi della descrizione che un individuo espanda se stesso, espanda la sua percezione, vada alla ricerca del nuovo, vada all'assalto del cielo della conoscenza e incontri il divino che lo circonda. Proviamo a vedere. Pronto? Sì? Ciao Claudio, Ciao. sono Chi sei? Enzo. Dimmi. Senti, volevo sapere che relazione c'è tra Giordano Bruno e il paganesimo, perché io sarei un po' giordanista, diciamo, e vorrei sapere se c'è questa relazione. Te lo dico per Sì, radio. per radio, va Ok, bene. ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Allora, sicuramente tu come giordanista ne sai molto, ma molto, molto più di me. Il problema è questo. Qual è la relazione fra il paganesimo e Giordano Bruno? Giordano Bruno sappiamo che era un cattolico, tutto sommato, cioè era un prete. Però era un prete che ha percepito il mondo che lo circondava, la natura, come coscienze. Cioè si è accorto che c'era qualcosa che non andava nel cattolicesimo, c'era un mondo che lo circondava che era vivo, un mondo che lo circondava che era cosciente, un mondo che lo circondava che lo chiamava. Chiaro che Giordano Bruno non aveva gli strumenti per descrivere il mondo per le coscienze che erano, doveva fare un'operazione tipo panteista, cioè doveva cercare il divino che gli era stato insegnato, il suo condizionamento educazionale, all'interno del mondo che lo circondava, cioè doveva trovare la magia della vita, doveva trovare tutta una serie di cose che lo portassero fuori dall'assoggettamento cristiano. Il cristianesimo non è una religione in senso letterale del termine, ma è una struttura di assoggettamento degli individui. E il termine religione, applicato al cristianesimo e alle religioni monoteiste, è un termine improprio. Il cristianesimo, è un'arte per mettere in ginocchio le persone, sia fisicamente, sia intellettualmente, spiritualmente, emotivamente, in qualsiasi modo. Ora, l'uscita da questo, l'uscita dall'assoggettamento, è un'arte di stregoneria, cioè è arte di stregoneria perché? Perché si tende a sottrarsi alla posizione di assoggettamento, di essere in ginocchio. Chiaramente questo nella storia noi abbiamo un percorso che va dall'800 al 1789 e fermiamo là il discorso perché dopo dovremo cambiare certe operazioni, che va nell'800 praticamente con Carlo Magno abbiamo il dominio assoluto della Chiesa Cattolica che dopo arriva i musulmani, arriva tutto il resto. Dopodiché esiste un percorso di libertà che passa attraverso le persone, che passa attraverso gli individui, che passa attraverso una serie di situazioni storiche. Ve ne abbiamo già parlato l'estate scorsa. Ebbene, riconoscere il divino nel mondo che ci circonda fu uno dei salti qualitativi più grossi che si fecero nella costruzione della libertà. E in fatalità, tutto il 1500, cioè il XVI secolo, c'è Bruno, c'è Pico della Mirandola, ci sta Pomponazzi, ci sta tutta una serie di filosofi, i quali effettivamente sentono che il mondo, c'è il Vanini per esempio, che è un nasce tutto il libertinismo per esempio, stanno sentendo che il mondo che li circondano e anche le loro tensioni interne, il libertinismo è anche espressione di tensioni interne, cercano la libertà di esprimersi, la libertà di essere, la libertà di esistere. Chiaramente questo non è un processo lineare, perché l'uscita dall'assoggettamento, l'uscita dalla costrizione è sempre un atto violento, un atto duro, un atto pesante, un atto che si paga a carissimo prezzo.
Galileo l'ha pagato a caro prezzo, ma milioni di piccole donne l'hanno pagato a caro prezzo, cioè milioni di individui l'hanno pagato a caro prezzo. Ogni piccola ribellione, ogni piccolo rifiuto, ogni piccola rivendicazione di se stessi è stata pagata a caro prezzo. Però il fatto che Giordano Bruno avesse proprio lavorato per trovare la magia nel mondo circostante, il suo essere coscienza di se stessa e la possibilità, perché la sua magia consisteva nella possibilità di chiamare questa magia, per questa coscienza del mondo circostante, della natura, per camminare a fianco. Infatti non dimentichiamoci che il doge qua di Venezia, credo che sia Mocenigo, dopo magari mi correggete se non è vero, o il doge o il signore, insomma, che doveva proteggerlo, voleva rubargli la magia. Ma lui non aveva il concetto di magia che aveva Giordano Bruno, aveva il concetto di magia del tipo satanista, tipo cattolico, e lui voleva il segreto, la formula per diventare padrone di qualcosa, tipo trasmutazione in oro, assoggettare le persone, eccetera. Siccome Giordano Bruno non aveva questo tipo di magia, sua magia era espansione di se stesso all'interno della natura, alla fine questo lo ha denunciato, lo ha consegnato ai carnefici ed è andata come è andata. Però l'uscita dall'assoggettamento cristiano e il riconoscimento che la natura è elemento cosciente di se stesso, cioè è una coscienza, al di là che poi fosse una forma panteista, no? Cioè ci sono tutti poi questi percorsi abbastanza duri da fare, però è importantissimo. Cosa sta Giordano Bruno alla stregoneria e al paganesimo? Giordano Bruno sta al paganesimo, potrei dirti come la Blavatsky sta alla stregoneria e al paganesimo. Cioè anche la Blavatsky ha trovato tutta una serie di elementi da utilizzare per liberarsi. Vediamo un attimo. Pronto? Cioè, anche la Blavatsky, per esempio, scrive il Tempio di Iside, la dottrina segreta e tutto il resto, e trova, per esempio, nella religione egiziana tutta una serie di elementi per costruire un essere religioso diverso. Però il suo percorso è assurdo, cioè nel senso che il 70% del suo percorso è a pigliare e a buttare le immondizie. Cos'è che invece è importante ciò che fa la Blavatsky? È rompere quella che è l'egemonia di pensiero della Chiesa Cattolica. E fatalità lo fa lei che esalta la Chiesa Cattolica, cioè lei è una sostenitrice del cattolicesimo ed è più contro i protestanti. Però di fatto tutti gli elementi anche orientali che lei introduce, tutta la sua visione del mondo, la sua cosmologia, eccetera, vanno a rompere quello che è una lettura della Chiesa Cattolica. È chiaro che dire che la Blavatsky è pagana, ce ne vuole, insomma, non è assolutamente vero questo. Però sta di fatto che il suo lavoro è un lavoro pagano. Infatti, partendo da là, è possibile fare altri lavori, cioè è possibile scoprire, per esempio, quello che è l'antico paganesimo egiziano. Ripeto ancora, io ho già detto oggi, sto leggendo il Tempio del Cosmo di Nadler, una roba del genere, della Neri Pozza, edito dalla Neri Pozza, ed è già molti concetti che non stiamo parlando, il farsi Dio, il sviluppare il Dio che c'è dentro, sviluppando il Dio che c'è dentro si arriva in armonia con la coscienza che ci circonda, e così, cioè questi concetti ci sono, cioè vengono sviluppati da sto Nadler nel Tempio del Cosmo, ed è stato edito sto libro qua in Italia nel novembre del 97, per cui non è che abbiamo scopiazzato. Cioè fa parte proprio questo, quello che noi vi stiamo parlando, fa parte proprio dell'antico paganesimo, cioè di quello che è il paganesimo in se stesso, non di quello che i cristiani dicono che sia stato il paganesimo. Questa è una buffonata, i cristiani devono sputtanare le persone, perché il loro Dio fa talmente schifo, è talmente un essere squallido, che devono nascondere sputtanando gli altri. Ricordiamoci che la diceria è un modo col quale il cristianesimo si è sempre sviluppato. Benissimo, io un attimo metto un po' di musica e poi andiamo avanti. Anche riprendiamo pure il discorso, poi se qualcuno vuole telefonare prenderò sulle telefonate. Anche il discorso, per esempio, della religione romana, che io sviluppo i concetti della religione romana. Io non dirò mai a nessuno diventa pagano della religione romana, perché quello è un lavoro che ho fatto io, c'è una percezione che è mia. Ma come l'ho fatta nella religione romana? Posso farla in quella greca, in quella egiziana, in qualsiasi? Pronto? Sempre io. Dimmi. Volevo sapere, tu, una lezione, diciamo così, una lezione che hai tenuto, hai detto che praticamente si è instaurato un discorso perverso, diciamo così,
nelle sfere spirituali in cui fu creata una situazione qui sulla Terra di servilismo, ecco, se possiamo dire così. Ma queste cose le dicono anche i Rosa Croce con gli arconti e tutte queste sì, cose. Sì, ma guarda che sarebbe da vedere, una posso un mettere giù, con più Claudio? Precisione. Claudio? Sì. Posso mettere giù? Sì, 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 sì. Grazie, scusami. Grazie ciao. No, grazie a te. Allora, vediamo un attimino. Il discorso, no, non è lo stesso discorso degli arconti, cioè degli arconti o dei Rosa Croce e gli altri, no. Chiariamoci un attimino bene. In stregoneria e nel paganesimo ciò che accade nel mondo di tutti i giorni è ciò che accade nel mondo della magia, anche se si riproduce in maniera diversa. Ciò che accade nel mondo della magia, anche se i tempi, i modi, i livelli di espressione sono diversi, accadono anche nel mondo di tutti i giorni. Cos'è che è successo in pratica? Niente, attorno verso la fine di quello che è stato l'impero romano c'è stata la nascita di uno che ha gridato: io sono l'uomo Dio. Questo dire io sono l'uomo Dio, sono un uomo Dio, e se sta più o meno, diciamo, Cesare Augusto. Ci sono altre tensioni prima, dopo, che hanno giocato, ce ne sono tantissime, ma identifichiamole con Augusto. Augusto cosa ha detto praticamente? Io sono un Dio, cioè io sono l'uomo Dio, e davanti a me voi altri mi mettete in ginocchio, sono l'imperatore e mi sono l'uomo Dio. Cosa è successo? Che le esigenze dello Stato romano, le condizioni storiche che erano venute a costruirsi, hanno praticamente fissato questa situazione. Su questa situazione sono venute a innestarsi la propaganda di alcuni personaggi, tipo i testimoni di Geova di allora, cioè nel senso che erano delle persone che andavano a portare avanti i cosiddetti Vangeli ufficiali proprio nel sottobosco. E queste due cose alla fine sono venute a coincidere. Quando è che sono venute a coincidere? Quando un tale Costantino, che ha ammazzato la madre, cioè la madre l'ha fatta bollire nel pentolone, ha ammazzato i figli, secondo storico Zosimo, ha ammazzato i figli, è andato dai sacerdoti pagani di allora, che erano già degenerati, erano già perso il paganesimo, chiedendogli quale sacrificio doveva fare per espiare questo. E i sacerdoti pagani gli hanno detto: guarda che quello che hai fatto è talmente schifoso che non esiste nessuna espiazione. Da un egiziano sembra che sto Costantino sia venuto a sapere che invece i cristiani potevano rimettere i peccati. Allora, cosa ha fatto Costantino? Si è rivolto ai cristiani, che lo hanno perdonato di quello che lui ha fatto, e da là si è innestato il processo per cui i cristiani sono riusciti a prendere il predominio, proprio prendendo il controllo su Costantino, per cui un criminale ha distrutto la storia. E questo è ciò che è avvenuto sul piano della ragione, cioè sul piano dei fatti. Sul piano della magia è successo questo, che le forze che si nutrono di energia vitale stagnata sono riuscite a prevalere sulle forze della libertà, cioè sugli esseri che predicavano libertà. Questo è avvenuto. E per cui queste operazioni di sottobosco, che è stata quella cattolica, ma potevano essere altre perché c'erano altre in corso, sono riusciti a prendere il sopravvento rispetto a tutte quelle forze che invece precedentemente andavano a compensare quello che erano le aberrazioni che nel paganesimo nascevano. Perché ricordiamoci che noi adesso stiamo usando il termine religione pagana, però non è mai esistita una religione pagana, ricordiamocelo questo, e non ne sono mai esistiti dei comportamenti codificati dati da una religione pagana. Cioè questo non era mai esistito, cioè il sentire era solo sentimento religioso, sentimento della divinità, ma non esisteva una religione codificata. Bene, le due cose, cioè l'operazione dei cristiani, degenerazione dell'impero romano, cioè le operazioni sul piano della magia sono andate come sono andate, ed è successo che siamo arrivati nell'era di Ragnarok, cioè praticamente siamo arrivati proprio nell'oscurantismo medievale, per cui se dal punto di vista storico della ragione diciamo che abbiamo attraversato tutto l'oscurantismo medievale e molti piccoli uomini hanno lavorato per la libertà, hanno lavorato per costruire il potere di essere, nel mondo della percezione possiamo usare sia il termine nordico dicendo che Fenrir il lupo si è ingurgitato il sole, è venuta fuori l'era di Ragnarok, per cui gli stregoni devono svegliare gli dèi affinché scaccino Fenrir dal cielo e il sole si liberi, continua il suo ciclo.
sia possiamo usare altre immagini magiche per leggere le cose, però le due cose coincidono. C'è la libertà degli esseri umani e la libertà della percezione e la libertà della magia. La libertà della magia costruisce la libertà degli esseri umani. Esiste una relazione dialettica fra le due cose che è assolutamente inscindibile. È solo il cristianesimo che ha ucciso questa relazione. Che dopo i tempi di trasferimento, i tempi e i modi con cui l'azione magica, l'azione di stregoneria, si trasferisce nel sistema sociale e i tempi e i modi con cui l'azione fatta fra gli uomini nel sistema sociale, nel loro lavoro, nel loro modo di essere, si trasferisca nell'energia vitale, cioè si trasferisca nel mondo della magia. Cioè sono due cose diverse e per piacere non cominciamo a pensare a un mondo della magia staccato da questo mondo o altre cose. Sto parlando di piani percettivi, piani di movimento. Non sono due robe separate, non sono robe nascoste, non c'è niente di occulto, potete arrivarci quando volete. Il fatto, dico, che le due cose arrivano a intersecarsi è un dato di fatto, cioè costruire la libertà nel sistema sociale e costruire la libertà sul piano della magia e della stregoneria sono due cose che devono arrivare a coincidere, guai se ciò non fosse. Non esiste uno stregone che possa operare sul mondo della magia senza operare fra gli esseri umani, con gli esseri umani, per gli esseri umani, negli esseri umani. Infatti, se hai ascoltato un po' quello che io dico, io ho sempre condannato sia le astrazioni delle persone dai sistemi sociali, sia il guru che si nasconde, sia il maestro, che non esistono maestri, esistono soltanto persone da cui pescare le cose, non esistono mai. Quando uno si spaccia per maestri, potete già sputargli un occhio tranquillamente. E così non esistono astrazioni, non esistono eremitaggi, non esistono monasteri. Cioè, nel senso che una persona che vive qui a Padova deve vivere a Padova con tutte le condizioni che vivere a Padova implica. Se per prendere un appartamento bisogna fare le carte dal notaio, la persona per prendersi l'appartamento deve fare le carte dal notaio. Cioè, chiariamoci questo. Le regole sociali vanno applicate e nello stesso tempo, se non vanno bene, vanno modificate, ma sempre attraverso le regole sociali. E così, solo così un stregone può operare. Non esiste nascondersi sul monte Athos per vedere di cambiare le cose nel mondo. Cioè, queste sono solo cazzate, stronzate, cose che solo aberrazioni tipo buddiste, tipo musulmane, tipo cattoliche possono fare. E questo avrei finito anche questo discorso. Quello che voglio sempre ricordarvi è questo. Ricordatevi sempre, la libertà di percezione non è un discorso astratto. Perché non è un discorso astratto l'educazione, che è perversione, che gli adulti fanno nei confronti dei bambini. Cioè, quando voi mi sentite parlare i cristiani mettono in ginocchio i bambini, io non lo faccio per una questione di propaganda. Cioè, i cristiani fanno tante quelle porcherie dal punto di vista dottrinale che non ne ho assolutamente bisogno. Però è un elemento fondamentale questo. Perché? Perché il condizionamento educazionale che i cristiani fanno nei confronti dei bambini impedisce agli esseri umani adulti, cioè questi bambini quando diventano esseri umani adulti, di espandere se stessi, di costruire se stessi. Per cui il fatto che ai cristiani è stato lasciato in mano gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, il diritto all'ora di religione e tutte le violenze che fanno contro quelle persone che non fanno ora di religione, serve a castrare proprio le persone, a impedire alle persone di sviluppare la loro percezione. Come le persone possono venire fuori da questo impedimento? Le persone possono venire fuori da questo impedimento sviluppando se stesse. Cioè, un genitore che dice, mi cavolo, continuo a cercare sapere, conoscenza, sviluppo il sognare, sviluppo l'arte dell'agguato, sviluppo il mio intento, guardo quello che mi piace, quello che non mi piace. È chiaro che il bambino che imita questo genitore avrà delle tensioni diverse. Cioè, l'adulto che mi ha telefonato nella trasmissione precedente dicendomi mi sono sposato, ho una bella moglie, sto ben insieme, però se vedo un'altra donna che mi piace, mi verrà voglia. Cioè, queste sono cose estremamente naturali, sono cose estremamente normali. Cioè, il fatto stesso che lui si senta colpevolizzato per questo significa quanto profondamente il condizionamento educazionale lo ha toccato e quanto sia stato castrato nel sviluppo della sua percezione.
Perché ricordiamoci che ogni volta che noi facciamo una battaglia di libertà, cioè se io sono costretto a fare una guerra con i miei genitori, perché i miei genitori sono cattolici, vuol mettermi in ginocchio e mi non voglio, non è che sia gratuito. Cioè, io in quella battaglia ci lascio giù qualcosa di mio, cioè ci lascio giù la possibilità di fare molte, molte altre cose. Ebbene, praticamente sono costretto a non fare molte, molte altre cose, perché sono stato costretto a fare una battaglia contro i miei genitori che negavo questo, che mi facesse quella cosa. Per cui, ogni volta che si impedisce a bambini di crescere, gli si dice cosa fare, cosa non fare, cioè, che non sia la pura sopravvivenza sociale, in realtà si condiziona i loro percorsi. Diverso è quando il genitore cerca di espandere se stesso, quando il genitore è sempre alla ricerca, quando il genitore sta discutendo, quando il genitore si lese libri con passione, va alla ricerca di cose che gli piacciono e riesce a trasmettere queste cose che gli piacciono al suo figlio. Se riesce a fare questo, magari lui non è che diventerà Einstein, però darà a suo figlio un bagaglio, un ventaglio di opzioni, di cose da vedere che gli consentiranno di continuare il lavoro suo, cioè di continuare a svilupparsi, di continuare a crescere, di avere delle passioni. Ricordiamoci sempre un altro aspetto fondamentale. Quando si distrugge il sapere e la conoscenza, quando si distrugge la libertà nelle persone, abbiamo delle reazioni. Cioè, non è che se noi diciamo ai bambini voi mettetevi in ginocchio a pregare, tutti i bambini si mettono in ginocchio a pregare e tutto finisce lì. Se abbiamo davanti 100 bambini, abbiamo davanti 100 reazioni diverse. E molte di quelle reazioni all'impotenza che è stata costruita nel mettersi a pregare è anche quella di essere predisposti a cercare alterazioni della percezione attraverso eroina, attraverso droghe. Cioè, mettere in ginocchio i percorsi di libertà delle persone significa preparare le persone a essere eroinomani. Ricordatevelo qui, ed è proprio eroinomani. Cioè, andare in parrocchia significa anche prepararsi a bucarsi, perché il vuoto, l'inconsistenza della vita, il nulla della vita, dove l'unica prospettiva è quella di mettersi in ginocchio al volere di un divino, al volere di un Dio, e il Dio rappresentato dal prete, porta a distruzione di se stessi. E quando c'è la distruzione di se stessi, qualunque cosa è buona pur di avere qualche eccitazione. Per cui ricordatevi, andare in parrocchia, essere sottomessi al cristianesimo, è il prologo per essere fatti di eroina. Per cui tutti i giovani che si drogano, c'è da ringraziare i cattolici. Tanto per essere chiaro, che dopo ci sia quello che la spaccia, bene, che poi ci sia il narcotrafficante, tutto d'accordo. Però dal punto di vista religioso, dal punto di vista filosofico, il trafficante, lo spacciatore, eccetera, hanno meno colpe di chi predispone la persona per andare incontro a questo. Molte meno colpe. Questo dal punto di vista filosofico e religioso. Dal punto di vista penale poi ci pensano i magistrati. Però io parlo dal punto di vista religioso e dal punto di vista filosofico. Predisporre una persona per distruggere quello che è la capacità della persona di dilatarsi nel mondo è una cosa aberrante. Bene, se mi date un altro attimo, poi riprendo un attimino a dire ancora due cosette. Sono ancora qua. Allora, niente, e vi ricordo che oggi ho fatto una registrazione di una trasmissione televisiva che dura 10 minuti, un'intervista che dura 10 minuti e che andrà in onda su Telealto Veneto martedì alle ore 19:20 circa, dopo il telegiornale di Telealto Veneto potrete vedere la mia faccia, a me faccia da muna, insomma, dai, come a qualcuno vi piace. E niente, vabbè, dico le solite cose che ascoltate per radio, non dico cose diverse, e niente, vabbè, insomma, è una cosa in più. Ciao. Che portate? No, per i ragazzi che vengono stasera. Va bene, d'accordo, ciao. Per cui niente, è martedì alle ore 19:20 va in onda questa cosa. Vi ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera.
vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Manostica Vicenza. Bene, io concludo qui la trasmissione, sarò ancora in regia qualche minuto mettendo su un po' di pubblicità. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Scusate se finisco un po' prima, ma oggi veramente mi si stanno intorcolando gli occhi. Grazie dell'ascolto e a risentirci.